Lucilla, come stai? No, vi Benissimo. chiedo di non partire, no, di non parlare adesso perché andiamo in diretta, per favore. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa terza giornata di SIGEP Exp. Siete nel mondo di Chiriotti di Tori, pasticceria internazionale, e siamo molto contenti anche oggi di creare dei contenuti, di offrirvi un momento di condivisione, di riflessione e di quello che noi amiamo sempre sottolineare, di fare cultura. In questi giorni ci avete seguito in tanti e siamo felicissimi dei feedback e dei riscontri che stiamo ottenendo. Vi ringraziamo per la fiducia e per l'entusiasmo che ci trasmettete. Nel primo giorno ringraziamo tutta la squadra, la famiglia Chiriotti di Tori che si è spesa e ha avuto il coraggio, molti di loro era la prima volta, di raccontare i libri della Chiriotti Editori in un video molto emozionale, e questo ci fa piacere che abbiamo ricevuto tanti complimenti. Nel secondo giorno, ieri, abbiamo dedicato il nostro spazio a un premio che a noi sta molto a cuore, che è Vota la Copertina, e ringraziamo ancora Senna, ci facciamo i complimenti a questa azienda che ha vinto e che sostiene, come tante altre, appunto questo processo culturale, questa necessità di dare qualità e contenuti di spessore al settore. Oggi abbiamo già dato l'introduzione con un video molto bello firmato da Giancarlo Bononi, che ringraziamo ovviamente pu pubblicamente, dell'ultimo nato della Chiriotti di Tori. Proprio ancora un bebè da coccolare e da nutrire, perché è uscito a fine 2020, a conclusione di un anno oggettivamente non normale, non comune, e per noi è simbolo e significato di tutto quello che è stato l'anno e di tutto quello in cui noi crediamo. L'abbiamo detto anche in Vision Plaza ieri, dove già il nostro autore, che è qua con noi, Giuseppe Amato, era presente insieme ad altri grandi personaggi della Chiriotti Editori. Tutto quello che è importante, ovvero fare cultura e saperla diffondere in maniera seria, precisa e attendibile, ovvero gli autori abbiano l'umiltà e l'intelligenza e la sensibilità di darsi completamente. Con questo volume, la pasticceria da ristorazione contemporanea, rigore creativo, questa nostra finalità si è espressa nel migliore dei modi. Perché? Perché è il frutto di un lavoro non solo di squadra, come sempre, perché ovviamente tutta la redazione di Pasticceria Internazionale e le persone coinvolte nella Chiriotti Editori sono sempre attive al 100% nel realizzare i libri, perché tutto sia dettagliato e preciso, ma questa volta gli autori che hanno portato alla nascita di questo volume sono due persone che sono qua accanto a me, e sono Giuseppe Amato Buongiorno a tutti, buongiorno Olivia e buongiorno Lucilla. Ah, e di nuovo tra le donne, dai. sì, e Giuseppe Amato ha giustamente già salutato la coautrice, che è Lucilla Cremoni. Buongiorno, buongiorno Giuseppe, buongiorno Olivia, e tu sei solo fortunato a essere in mezzo alle donne. Ah, ok. Se lo dici tu va bene, ci sta. Assolutamente.
E anche in questo è la dimostrazione che a 360 gradi, con tutte le sfumature di colori, dal rosa all'azzurro, a tutti i generi, visto che oramai, per fortuna, non ce ne sono solo più due. Senti, Livia, posso fare una domanda a Lucilla? Certo, siamo qua, è una chiacchierata proprio tra amici, nel vero senso della parola. Lucilla, quanto ti ho fatto soffrire? Da 1 a 10? No, ma neanche tanto, no. In realtà, tu hai... Adesso lo posso dire, perché tanto ormai il libro è finito, quindi non dobbiamo più tenerti sulla corda. In realtà mi hai fatto soffrire pochissimo, perché tu hai una qualità, adesso ti faccio i complimenti, hai la qualità che è tipica dei grandi, quelli sul serio, cioè l'umiltà. Tu sei un'autorità nel tuo lavoro, ma sei talmente bravo nel tuo lavoro da rispettare quello altrui. Quindi, esattamente come io non verrei mai da te a dire come si fa una ganache, tu non vieni da me a spiegarmi come fare il mio lavoro. Quindi ci si confronta fra tutti, però nel massimo rispetto delle competenze altrui e nella fiducia del fatto che ciascuno di noi è perfettamente in grado di fare il proprio lavoro. Poi chiaramente questo... non vuol dire che ci si arrocca nelle proprie posizioni dicendo io sono il massimo possibile, quindi bisogna fare così. Ci si confronta e si vede quali sono le rispettive esigenze. Però si sa che chi sta facendo un determinato lavoro lo sa fare e lo sta facendo bene. Questo vale per le nostre rispettive parti, vale per il lavoro di Giancarlo e vale per il lavoro di Taurinense Design, che si è occupato ovviamente di tutta la parte grafica. Ma tutto questo grazie, io non mi stufo di ripeterlo, grazie a Livia, che è quella che è l'anima di tutto questo lavoro, come diciamo sempre, che è stata in grado innanzitutto di riconoscere le competenze e poi di metterle assieme e farle lavorare assieme al meglio. Non so se ho risposto alla tua domanda, quindi non mi hai fatto penare. Lucilla, hai detto una cosa che dà il via al racconto di questo volume, perché tutti i libri hanno un valore preciso e noi ci teniamo sempre tanto a raccontarli, riraccontarli, rispiegarli, perché... non si tratta di acquisti sulla moda, sul nome che c'è in copertina, su n motivi superficiali. Per noi è molto importante che chi acquista i volumi che noi realizziamo con grande passione ed edizione capisca e acquisisca completamente il valore che c'è dietro, l'utilità. Infatti noi li chiamiamo proprio degli utensili da cucina e da laboratorio, sono degli strumenti, perché devono essere capiti, letti, riletti e usati e personalizzati. Tu hai detto che effettivamente ci volevano due persone, due professionisti che potessero completare un discorso, quello della pasticceria da ristorazione, un discorso complesso, ed è forse anche per quello che non ci sono così tanti volumi nella storia del settore che lo affrontano in maniera così approfondita, perché è un mondo a sé che il collaboratorio, come è ben descritto nel libro, ha molti punti in comune, ma ha un'identità talmente autonoma e talmente difficile anche da codificare nei dettagli, che richiedeva non solo un punto di vista da chi lo vive tutti i giorni, ovvero da Giuseppe Amato, che adesso non lo sto a ribadire, ma invece è importante sottolineare che lavora in una cucina stellata, una delle più blasonate e celebri a livello mondiale, accanto a un genio della cucina che è Heinz Beck alla Pergola di Roma. Quindi sicuramente un'esperienza notevole per capire a fondo questa tematica della pasticceria da ristorazione, ma richiedeva anche un punto di vista storico e antropologico e proprio da tutti gli aspetti per darne una vera identità. Quindi io prima farei parlare Lucilla nell'aspetto teorico di questo lavoro per far capire come è stato approcciato e come il lettore si ritrova a entrare in questo mondo. Sì, hai detto una cosa interessante e importante. Allora, innanzitutto bisogna dare i meriti a chi li ha, e quindi anche qui c'è il punto di partenza, il nucleo, che è l'intuizione di Giuseppe, che non voleva fare
il libro, io direi il solito libro, ma è sbagliato dire il solito libro, perché per un'arte per definizione effimera come la pasticceria e la pasticceria da ristorazione, che è la definizione dell'effimero, perché ci fanno opere d'arte che si mangiano e quindi evidentemente spariscono subito. Quindi è importante che ci siano dei libri che danno testimonianza di questo lavoro, con delle foto espressive molto belle, che sappiano cogliere l'anima e l'essenza di questi lavori, e con le ricette, con la testimonianza. Quindi è importante che ci sia questo punto di vista e che rimanga ai posteri veramente questa testimonianza. Ma lui voleva fare qualcosa di più, cioè voleva che alla testimonianza si affiancasse proprio un lavoro più organico sulla pasticceria da ristorazione. Noi ne siamo rimasti entusiasti proprio per questa prospettiva culturale di cui tu parli e che Chirioti Editori persegue da sempre e che rende unica la vostra casa editrice, cioè non è piaggeria, è un dato di fatto questo. Quindi questa prospettiva culturale, quell'andare oltre una superficie bella e patinata, che c'è, però c'è spessore dietro. E quindi ci siamo approcciati a questo lavoro con grandissimo entusiasmo e con una buona dose di temerarietà, perché poi una volta che abbiamo visto che volevamo fare questo lavoro, ci siamo resi conto che di fatto era un terreno completamente da dissodare. Perché è vero che la pasticceria da ristorazione è un ambito in crescita che sta rivendicando la propria identità e la propria autorialità, però è altrettanto vero che ci sono poi all'apparenza contributi, interviste, articoli, quindi se ne parla, ma di fatto poi quando vai ad approfondire, fai ricerca sul serio, trovi che in realtà non ci sono dei lavori organici e strutturati metodologicamente rigorosi. Questo lo mostro, è il primo, almeno a livello italiano. Con la solita esterofilia che un po' ci caratterizza, la presunzione era sicuramente lavori in lingua inglese e francese saranno più disponibili, ci sarà maggiore lavoro, maggiore metodologicità nell'approccio, ma in realtà ho scoperto che era più che altro una speranza. Lavori effettivamente organici ce ne sono pochi, fatti molto bene, ma non sono così tanti, proprio perché è un ambito relativamente nuovo sul quale pochi hanno messo mano in modo sistematico. Quindi sono particolarmente orgogliosa di aver fatto parte di questo progetto anche per il lavoro che siamo riusciti a fare. Adesso smetto, magari poi torniamo. Sì, oltretutto mi fa piacere, visto che oggi siamo ognuno dalla propria sede lavorativa, sottolineare quanto il Centro Studi Pasticceria Internazionale, che ne vedete un pezzo alle mie spalle, tra libri, ma anche oggetti antichi, utensili e tutto quello che è la testimonianza di un passato che è il senso del nostro presente e la visione del nostro futuro, quanto questo luogo ricco di cultura trasversale in tutte le lingue di tutti i secoli, sia stato veramente un luogo di ispirazione per questo libro dal punto di vista del lavoro fatto da Lucilla Cremoni. Sì, dal punto di vista soprattutto appunto delle basi storiche, perché ci sono al fondo del libro, noi abbiamo dedicato un'appendice abbastanza corposa proprio in cui si traccia una storia di quella che adesso si chiama pasticceria da ristorazione, ma se vogliamo si può dire che la pasticceria nasce come pasticceria da ristorazione proprio perché era legata ai banchetti delle corti, ai banchetti, e quindi il pasticcere era di fatto, naturalmente fatte le debite modificazioni e le concessioni un po' ai contesti storici, era un pasticcere da ristorazione. La pasticceria da laboratorio, quale oggi noi la conosciamo, nasce in epoca successiva, sostanzialmente dal Settecento in poi. Quindi diciamo che è un po' un ritorno alle origini della pasticceria, naturalmente mutandole con le esigenze e con il cambiamento dei contesti. Quindi è un po' un recupero. Quindi è stato importante per noi fare proprio questo excursus storico
in cui si vede, si traccia proprio dalle origini, dalle corti, dalla Mesopotamia ai giorni nostri, insomma, questo discorso. E quindi in questo senso poter avere a disposizione una fonte preziosa come il vostro centro studi è stato fondamentale, non solo perché col lockdown non si poteva andare in biblioteca, anche se gran parte di questo lavoro è stato fatto in epoca antecedente, ma proprio perché voi siete riusciti a raccogliere un corpus estremamente importante, che tra l'altro in tempi normali è anche a disposizione degli studiosi, quindi chi vuole approfondire può assolutamente avere a disposizione questa fonte preziosissima. E poi naturalmente c'è la rete, che adesso ci offre delle possibilità molto importanti, che non vuol dire fare la famosa ricerca su Google e su Wikipedia, in cui c'è la solita fonte copiata e rimbalzata molte volte, ma ovviamente sapendo utilizzare le fonti può essere un modo molto di fare ricerca in modo metodologicamente corretto e molto rigoroso. Quindi questo libro ha delle fondamenta molto molto solide sotto questo punto di vista, perché è fatto esattamente con lo stesso approccio che guida ogni tipo di lavoro e di ricerca storica. Con tutte le fonti al fondo del libro c'è anche una bibliografia molto ricca, perché l'idea è che chi vuole può andare a ricercare sulle stesse fonti che ho consultato io per realizzare questo tipo di lavoro, e quindi trarre le sue proprie conclusioni o approfondire prendendo tangenti diverse a seconda di come preferisce. Quindi vuole essere uno strumento anche proprio dal punto di vista culturale, oltre che dal punto di vista pratico e della pasticceria. Quindi il complimento più grande che ho sentito rivolgere a questo libro e a ogni libro che vuole essere uno strumento come questo è dire lo prendo, lo uso e lo sottolineo, perché vuol dire che questo libro viene usato e questa è proprio l'idea e il raggiungere lo scopo di questo libro. Ed è un libro, oltretutto, profondamente pratico e applicativo. Vero, Giuseppe? Tocca a te. Tocca a me. Le due donne mi stanno lasciando un pizzico di spazio. Va benissimo, io mi ricollego un attimino a Lucilla che parlava di corpus. Innanzitutto mi hai fatto emozionare perché, sai, decantare quello che pensi non è facile. Tu hai decantato quello che penso io ed è estremamente fantastico. Il primo corpus è quello della Ghirotti, perciò tu hai fatto un collegamento bellissimo, la storia della pasticceria italiana di cui la Ghirotti ne fa parte. L'altro corpus io lo vado a definire il ristorante dove io lavoro, perché io sono un pasticcere da ristorazione, 17 anni di 3 stelle Michelin, perciò fine dining lo conosco abbastanza bene. Ho avuto la possibilità di fare un libro da ristorazione nel ristorante. Non è facile, non è tutti i giorni possibile. Ringrazierò per sempre lo chef su questo, perché un conto è fare un libro da ristorazione in una scuola, perché di location non ne avremmo potuto avere quante ne volevamo noi. Un conto è aver avuto la possibilità di farlo là dentro, con una sala a disposizione, uno chef a disposizione che mi ha dato una forte mano sulla parte emotiva, perché poi fare un libro non è facile, io la penso così, non è da tutti. Fare un libro di questo calibro, ne sono fortemente orgoglioso, perché come dicevi tu prima, probabilmente, toglierei da una parte il probabilmente, è il primo libro, non solo in Italia, che parla come abbiamo parlato noi all'interno di questo volume. Il ristorante non è facile, non è comprensibile da tutti. È un lavoro fortemente delicato. Tutti possiamo essere pasticceri, ma pasticceri da ristorazione, secondo me, si nasce. Noi l'abbiamo scritto, l'abbiamo decantato nel dovuto modo. Tu hai letto all'interno della mia mente e del mio cuore quello che io pensavo da tanto tempo, perché il sogno di fare il libro c'era. Di fare il libro diverso era ancora più un obiettivo mio, si è legato a quello di Livia, Livia è stata in grado di legare Lucilla a Livia e a Giuseppe. Non è stato probabilmente facile inizialmente, ma bellissimo in un secondo momento, no? Perché è iniziato tutto, non so se ti ricordi bene Livia, è iniziato tutto senza Lucilla. Io mi sentivo un pasticcere ma un pesce fuor d'acqua, perché ero in grado di avere le ricette che volevo, di esprimerle sul piatto come volevo io,
all'interno di quella tipologia di ristorante, ma mi mancava la forza ed ero consapevole che non potevo scrivere nel dovuto modo quello che Lucilla ha scritto di Giuseppe della pasticceria da ristorazione mondiale, non solo italiana. Perciò secondo me, quando io ho avuto il nome di Lucilla, che ho avuto la fortuna di conoscere Lucilla al Bocuse d'Or a Torino, per me si è aperto un mondo ancora più grande. Non voglio tralasciare il fatto che Lucilla, secondo me, è stata un mio psicologo, no? Ha saputo leggere in Giuseppe tutto quello che probabilmente Giuseppe non avrebbe mai, e dico mai, esternato, perché sono un testatura, sono uno che purtroppo quello che pensa non riesce ad esternarlo, a dirlo. Cioè io non riesco a dire ti amo a mia moglie, ma non è che non lo pensi o non voglia bene a mia moglie. Ci sono cose che purtroppo alcune persone non riescono ad esternare pur pensandole. Lucilla ha tirato fuori da Giuseppe tutto quello che serviva all'interno di... Ho i brividi, scusatemi, ho i brividi quando dico queste cose, perché Lucilla ha esternato quello che Giuseppe voleva fosse portato all'interno di questo libro. Ne sono orgoglioso, sì, tanto. Lo penso sempre che secondo me quello che ha fatto Lucilla, ha fatto Lucilla, ha fatto Giuseppe, è il primo volume al mondo che parla del settore della ristorazione così profondo. Perché sicuramente ci sono altri volumi che parlano della ristorazione, ma non in questo modo. Questo volume riesce a decantare un Giuseppe piccolo, un Giuseppe da quando è nato, perciò la vita di Giuseppe. Cosa ha fatto Giuseppe per arrivare a fare quello che sta facendo oggi, il mio percorso professionale? Ma ricordiamo sempre all'inizio del libro che dietro a un professionista c'è un essere umano, c'è un uomo che dovrebbe essere, secondo me, più umile possibile per capire i limiti. Io i miei limiti li ho capiti quando ho iniziato il libro. Giuseppe aveva bisogno di qualcuno che sapesse scrivere come probabilmente Giuseppe sa fare dolci. È arrivata Lucilla, sai quando ti arriva quella mano dal cielo? È arrivata Lucilla. Eh sì, perché Livia è stata in grado di poterla, di sapere chi affiancare probabilmente a Giuseppe. Il libro parla dell'essere umano. Giuseppe chi è? Giuseppe è un papà. Giuseppe è un marito, prima di essere un papà è diventato un marito. Nel libro c'è la fotografia di mia moglie, dei miei figli, perciò fa capire tutto il percorso di Giuseppe, professionista e nonno. Poi è normale che si deve parlare di pasticceria, si parla anche del percorso professionale di Giuseppe. Cosa ho fatto io nei vari anni per costruire questo, io lo chiamo il mio piccolo mondo, il mio piccolo impero, no? Perché nel mio piccolo non sono un imprenditore, ma sono un imprenditore di me stesso. E sto cercando giornalmente di costruire e di fare un qualcosa per il mio futuro e non solo mio, perché fanno parte di me la mia famiglia, perciò costruire nel migliore dei modi un futuro per i miei figli, per mia moglie. Poi si parla della storia, come poco fa diceva Lucilla, la storia della pasticceria da ristorazione, partendo da Escoffier per arrivare a Pierre Aimé, per arrivare a Giuseppe Amato, ossia la pasticceria da ristorazione contemporanea. Poi cosa facciamo noi giornalmente? Quanto lavoriamo noi giornalmente? L'abbiamo voluto elencare, scrivere, anche se probabilmente per alcune persone potrebbe essere, sai, un qualcosa di pesante, difficile da digerire, perché tu dici ma un pasticcere lavora 18 ore al giorno, 20 ore al giorno? Sì, quello faccio, quello abbiamo voluto scrivere, ma non perché ci faceva piacere scriverlo, perché lo viviamo giornalmente e l'abbiamo riportato su quel volume. Poi si passa nella parte più pratica, la parte che appartiene a un pasticcere, ossia le ricette. Come inizio io la giornata all'interno del ristorante? Con il pane, perciò il primo step, il primo prodotto che assaggia un cliente quando arriva nel nostro ristorante. Perciò l'abbiamo definito insieme a Livia e Lucilla il nostro, parlo di ristorazione, il nostro bigliettino da visita, perché è la prima cosa che degusta un cliente. Il pane non deve essere tralasciato. Io ora parlo nel mondo fine dining, ma mi riferisco pure al mondo non fine dining. Qualsiasi tipologia di ristorazione, secondo me, non dovrebbe tralasciare quel prodotto, perché è un qualcosa che va ad essere da complemento all'interno della cena. Poi si parla di che cosa? Perché noi come ristorante fine dining serviamo il pre-dessert, cioè quel piccolo bocconcino che ti porta dal prodotto salato al prodotto dolce. Cosa secondo me non deve mancare mai all'interno di quel prodotto, ossia del pre-dessert, un qualcosa che ti riconduca alla parte salata. Perciò oggi io ho un babà all'interno del pre-dessert, un babà con una crema, con una salsa di peperoni. Dici, ma che c'entra il peperone nel dolce? C'entra, perché se tu il prodotto che
probabilmente non fa parte della pasticceria e lo riesce a affiancare nel dovuto modo alla parte dolce, ha il suo perché. Allora io cerco sempre di non far mancare quel prodotto che è più riconosciuto nella cucina all'interno del mio pre-dessert. Per poi passare alla parte che ci appartiene profondamente, ossia il dolce al piatto, il dolce da ristorazione, più componenti, meno componenti, più elegante, meno elegante, l'importante è che abbia il suo fascino e che lasci quella voglia di ritornare o quella voglia di dire ne mangerei un altro al nostro cliente. E poi giustamente non possono mancare, noi ne abbiamo tanti, perciò noi siamo, sai, quelli che danno tanto, anche a livello di piccola pasticceria, perciò il petit four, come lo chiamano i francesi, e sono per noi le coccole finali. C'erano le coccole iniziali che erano il pane, perciò il bigliettino da visita, servono anche le coccole finali, perché cerchiamo di accompagnare fino alla fine il percorso del nostro commensale, no? La fine vuol dire che quando il cliente va via c'è l'hostess che gli consegna nel dovuto modo la giacca. Lì non ci posso più arrivare io come pasticcere, però fino a qualche secondo prima cerco di intervenire io con quelle coccole finali che noi calcola che ne abbiamo 16 tipi diversi ed ogni cliente deve avere 16 tipi di prodotti diversi, perché odio avere la piccola pasticceria servita per due persone con un tipo di prodotto per tipo. Cioè, se io volessi mangiare il tiramisù e ce n'è uno, perché mia moglie non può? Ora parlo di mia moglie perché probabilmente andrei a mangiare con mia moglie fuori, no? Perché mia moglie non può? Allora preferirei da una parte avere meno prodotti, ma quei prodotti che ho, che siano per due se commensali sono due, che siano per quattro se commensali sono quattro al tavolo. Direi, Giuseppe, che sei bravissimo, oramai sei autonomo. Sì. Sembra che l'hai scritto tu il libro. Sono... il lockdown è servito anche a me, l'ho letto 66 volte sto benedetto libro. Quante foto abbiamo cambiato, quante punti interrogativi abbiamo messo, quante virgole abbiamo inserito, ma è servito. È servito perché non smetterò mai di emozionarmi quando guardo la copertina, quando parlo di questo libro, perché c'è la mia vita racchiusa in 320 pagine e 160 ricette. E hai detto bene, hai citato il lockdown, il libro è uscito a fine 2020, l'abbiamo iniziato in un'epoca in cui il tuo lavoro era impostato in una maniera intensa, in una maniera rigorosissima, oltretutto tu aggiungevi trasferte e viaggi durante l'anno notevoli, era una vita veramente tosta. E siamo arrivati alla conclusione del libro in un altro momento storico. Interessante sicuramente capire come il fine dining, che è appunto il mondo in cui tu agisci tutti i giorni, ha reagito a questo 2020. E questo di sicuro anche chi ci sta ascoltando è incuriosito, visto che tu lo vivi dal di dentro, e come anche il tuo modo di fare pasticceria da ristorazione sta cambiando. Allora, Livia, secondo me noi stiamo vivendo, il 2020 non è finito. Purtroppo non è finito, tutti ci aspettavamo magari 2020-2021 l'anno nuovo, no? L'anno della nuova rivoluzione. Io mi ricordo, te l'ho accennato ieri, no? Mio nonno mi parlava di guerre, io parlerò di una guerra diversa ai miei nipoti. Il nostro mondo sta soffrendo in un modo bestiale. Probabilmente ci sono dei giovani che nemmeno se ne rendono conto, no? Perché io quando vedo all'esterno che persone parlano in un modo non corretto di questo virus, mi viene da ridere. Io da papà, da professionista, veramente ho capito cosa sta succedendo. Il ristorante nostro aveva 5 mesi di lista d'attesa, 5, cioè non sto scherzando, non lo sto dicendo per gonfiarci come pavoni, no? Lo sto dicendo perché è la realtà, perché dopo 17 anni mi posso permettere di... È come quando arrivano le persone e ti dicono perché la pergola? Perché la pergola è rosso, chi te l'ha detto? Quando l'avete visto che la pergola è rosso, no? Allora ci sono cose che bisogna conoscere bene, bisogna capirle fino in fondo. Noi stiamo attraversando un momento molto particolare, un momento dove anche la ristorazione fine dining sta soffrendo.
Io sono il primo a dirlo perché la vivo quotidianamente, no? Non come una volta, le liste d'attesa sono cambiate. Non sono più di 5 mesi. Quando ritorneremo a 5 mesi di lista d'attesa? Punto interrogativo. Non lo so, non lo potrò sapere. Perché il punto interrogativo ce l'ho io, ce l'avrai tu, ce l'avranno tutto un insieme di imprenditori. Speriamo passi in fretta. La ristorazione cerchiamo di non farla cambiare. Noi cosa facevamo prima? Offrire qualità, offrire il massimo, ricercare costantemente per offrire sempre un prodotto nuovo al nostro cliente. Quello non smetteremo mai di farlo. Purtroppo lo stiamo facendo in un modo diverso, perché se prima io vivevo la ristorazione, scusate, 7 giorni o 5 giorni a settimana, oggi la vivi 2. Allora cerchi 3, speri di viverla 3 giorni a settimana, perché concentri. Noi ristorante fan dining possiamo ospitare i nostri clienti solo dell'albergo. Gli alberghi purtroppo, Roma, Italia, mondo, sono vuoti. Allora la ristorazione d'albergo, se lavora solamente con i clienti dell'albergo, purtroppo soffre. Allora cerchiamo sempre di non essere negativi, e oggi sai diventa pure un problema dire cerchiamo di non essere negativi. Però che succede? La mia crescita professionale non si bloccherà mai. La crescita professionale dei miei ragazzi, dei miei collaboratori, devo cercare di non farla cessare mai. Allora, quella prova settimanale, quel prodotto che deve arrivare diverso, lo devi comunque fare più velocemente. Magari mentre tu stai mezza giornata a casa, cerchi di pensare cosa fare in quelle 2 giornate che stai lavorando. Perché non soffro solamente io a livello di ricerca, soffrono anche i dipendenti, perché ce ne saranno di meno, meno clienti, meno dipendenti. Allora il Giuseppe della situazione, che probabilmente prima si dedicava totalmente alla ricerca, alla costruzione di un piatto nuovo, oggi deve portare avanti anche la mise en place. Allora questa qua poi subentra l'umiltà, no? Non solo nella fase di espressione, pure nella fase professionale, nella fase pratica. Se bisogna lavare a terra, bisogna lavare a terra. L'ho fatto io quando ero giovane, quando ero garzone, lo farò oggi che sono un professionista, perché servo all'azienda e l'azienda mi dà la possibilità di poter lavorare. Perciò cerca di avere le spalle larghe. Giuseppe deve fare in modo, Giuseppe con i suoi collaboratori, di avere le spalle larghe e cercare di fare pure quello che man mano che si cresce professionalmente probabilmente non ti compete più, però noi cerchiamo di farlo. Offrire qualità sempre, ricerca cerchiamo di tenerla costante, poi quello che succede succede, ma noi cerchiamo di non abbassare mai la guardia. E anche lì mi viene in mente, scusa se ti ho interrotto Olivia, stavi dicendo qualcosa, mi viene in mente quello che si diceva ieri. Io ho seguito i 2 momenti moderati da Livia ieri in SIGEP, e la parola chiave che è venuta fuori è sostanzialmente il concetto che la cultura ci salverà, ed è quello che sostanzialmente hai appena detto. Ovviamente una cultura che non è intesa come libri e titoli di studio soltanto, ma è intesa come curiosità e come mente attiva ed elastica che ti consente, ma anche una preparazione che ti dà degli strumenti per poter agire e al caso cambiare direzione e agire sulla realtà. Quindi che ti dà anche uno spirito di adattamento. Nel famoso capitolo che noi abbiamo ovviamente aggiunto e che prende in considerazione i cambiamenti legati al Covid, noi diamo degli esempi virtuosi, ad esempio di imprenditori che hanno approfittato del lockdown per non fermarsi, non solo per inventare nuove strategie per continuare a stare a galla dal punto di vista commerciale ed economico, ma anche usando questo momento per approfondire. Quindi c'è chi faceva le 2 ore di Zoom quotidiane per confrontarsi con lo staff, per approfondire, per lavorare, per fare ricerca su determinati aspetti. Su quello che dicevi tu, Giuseppe, adesso, cioè non tanto fare ricerca per inventare nuove preparazioni, ma magari per adattare le preparazioni esistenti al fatto che le devi fare con uno staff ridotto e che lavora in tempi molto diversi. Quindi si tratta
Qui la cultura ci vuole perché bisogna avere degli strumenti dal punto di vista del professionista, lo strumento della tecnica, della conoscenza delle materie prime, la conoscenza del lavoro, delle dinamiche, del rapporto con la sala, con lo chef e di tutto quanto attiene al lavoro, in modo da poter agire in tempo più che reale per adattarsi e anticipare la realtà, in modo da poter affrontare delle sfide che sono sempre più difficili e sempre nuove e sempre impreviste. Noi in questi giorni come associazione PIE siamo alle prese con il premio Cioccolato Giovani che ha come unica cosa prevedibile all'imprevisto e noi lavoriamo, ci confrontiamo con dei professionisti che in questo periodo non hanno avuto particolari danni dal punto di vista commerciale perché ne hanno avuti ovviamente, evidentemente, ma hanno saputo adattarsi e inventare soluzioni in virtù di un pregresso culturale, di un pregresso professionale che si sono costruiti con gli anni e di cui adesso possono usare gli strumenti e i frutti in qualche modo, che era quello che dicevi tu prima. Quindi la cultura come parola chiave intesa in senso allargato. Ecco Giuseppe, entrando nuovamente nella pratica, perché il bello della cultura è che ha tutti, deve considerare tutti gli aspetti. Uno degli ultimi dolci che tu hai voluto dessero al piatto, che tu hai voluto assolutamente contemplare dentro questo tuo volume, è stato Total Black. Sì. Che sì. Rappresenta effettivamente una concezione di dessero al piatto ragionata e nuova. Lo vuoi descrivere? L'abbiamo presa come esempio perché è chiaramente una delle tue creazioni. Ultime creazioni al cioccolato che amano tutti, che piace in primis a me. Il momento, se vedi il colore è quasi tutto scuro, perché c'è il momento buio che noi abbiamo attraversato con questo benedetto, maledetto lockdown. Benedetto sai perché? Probabilmente perché ci ha fatto scoprire dei valori diversi, maledetto perché ha bloccato il tutto. Ha bloccato un insieme di... Noi stavamo viaggiando, avevamo le vele veramente gonfie, piene, e automaticamente si volava. E chi mai si sarebbe aspettato un qualcosa del genere? Però è arrivato, purtroppo è arrivato, e lo stiamo affrontando nel dovuto modo, spero. Il momento nero, ripeto, è il momento del lockdown. Poi ho voluto affiancare un qualcosa che oggi si conosce, si usa, spero non in quantità magari... fuori dalla mano, però è la canapa è un qualcosa che io proprio mettevo da parte perché a livello mentale non riuscivo ad aprirmi a vedere oltre quel prodotto, no? Non lo studiavo, non ho fatto ricerca, poi piano piano mi sono inserito in un mondo diverso, punto il dito su chi la usa in un modo sbagliato, ma sapendolo usare e conoscendo nel dovuto modo il prodotto, può essere affiancato al cioccolato in un modo tranquillissimo. Perciò io devo aromatizzare il prodotto senza mandare fuori di testa nessuno. Allora, cosa succede con la canapa? Ci dà una piccola parte di euforia, ossia io l'ho vista, quella parte di euforia, come la nostra nuova ripresa nel mondo lavorativo. Cioè luglio noi ci siamo inseriti di nuovo nel nostro settore, nella nostra piccola pasticceria, nel nostro laboratorio. L'euforia è stata quella, il momento più bello per ritornare al lavoro e dare la possibilità di nuovo a noi di esprimerci e i clienti di riaverli nel nostro ristorante. Perciò va a descrivere i due momenti, quello buio e quello di ripresa lavorativa. L'euforia e il nero, il buio totale. Però è un dolce che di gratificazione ne sta avendo tanti, perché il cioccolato non lo toglierà nessuno, che sia estate, che sia inverno, non lo toglierà nessuno. E la canapa, che è quel prodotto nuovo che probabilmente il nostro cliente, conoscendo anche la filosofia del ristorante, non si aspettava. E allora l'abbiamo, sai, un pochettino destabilizzato ed è un prodotto, parlo di dessert al piatto, che va alla grande. E adesso su cosa ti stai concentrando a livello di ricettazione? Ecco, vuole sapere quello che devo fare. Guarda, l'altro giorno, un anno e mezzo fa, se non erro, lo chef mi chiese di fare una pizza strana. E ti dico la verità, non sono un panettiere. Allora mi sono focalizzato un pochettino su quel prodotto
i risultati non mi soddisfacevano tanto, aiutami tu Lucilla, qua mi sono bloccato, non mi andavano a soddisfare tanto, vai, dico così, non mi andavano a soddisfare tanto. Bravo. Sto pensando, capito, mentre parlo. Allora che succede? Vado a mettere da parte quel prodotto, l'altro giorno l'ho ritirato fuori, non più lievitato, ho detto io devo fare una pizza strana. Chiamiamola pizza se vogliamo, non voglio offendere nessuno, perché sai, quando tocchi dei tasti c'è qualcuno che dall'altra parte probabilmente si offende. Se tocchi il cannolo il siciliano va in tilt, se tocchi la pizza il napoletano, il campano va in tilt. Allora io ho voluto fare una finta pizza, l'ho provata settimana scorsa, perché ancora è fresca fresca ed è da sistemare. Hai visto che si può fare una meringa, la meringa poi va seccata, no? Perciò ho preso la meringa su base acqua con della frutta e dell'albumina e l'ho montata, l'ho dressata col sac a poche formando un piccolo bignè su un silpat. Poi noi abbiamo al ristorante il timbro di Heinz Beck, la pergola, perché tutto il burro che viene poi portato al cliente con il pane è timbrato Heinz Beck, la pergola. Allora cosa ho voluto fare? Ho detto ma sul burro funziona, sul cioccolato funziona, vediamo se funziona sulla meringa. Allora ho azotato lo stampo e ho agito sulla meringa. Sai che cosa si è formata? Una pizza napoletana col gommoncino laterale. Sotto era timbrata Heinz Beck la pergola. Un domani probabilmente la timbrerò amato Giuseppe. Perché no? Oggi esce così. Poi il gommone c'è, la base c'è, mi manca il condimento. Allora rosso, bianco, perciò rosso pomodoro, bianco mozzarella. Allora ho fatto... La base l'ho fatta di cioccolato bianco, cioccolato fondente, quello poi dipende da te cosa vuoi offrire al cliente, no? Però l'obiettivo mio qual era? Offrire un qualcosa di celiaco e di privo di latticini. Allora, il cioccolato bianco l'ho messo da parte, subito cioccolato fondente. L'ho sporcato, fatemi passare l'espressione, con della crema di lamponi su base acqua e purea di lamponi. L'ho sporcato nuovamente per riprendere la mozzarella con una crema di mandorle, sempre su base acqua, perciò non ho latte, non ho gelatina animale, non ho niente. Ho solamente albumina da una parte e agar agar dall'altra parte. Perciò ho formato questa finta pizza, ma questa finta pizza sarà il cliente poi a mettere il diamantino che io, non so se mi sto spiegando nel dovuto modo e se mi state capendo, perciò il diamantino che io ho decorato dall'altra parte e messo su una piccola palettina che sembra la pala della pizza, uscirà in due momenti diversi, perciò da una parte ho il gommoncino, dall'altra parte ho la farcitura della pizza. Già io vedo Lucilla che sta iniziando a immaginare, diciamo questo che cavolo ha combinato un'altra volta. Allora, sarà il cliente poi a prendere quel prodotto, ossia quel dischetto di cioccolato farcito sopra, e metterlo all'interno del gommoncino. Oh, sembra una vera e propria pizza. Mi serviva la parte di calore. Ho detto, come do quel tocco di mozzarella fusa? Allora, ho fatto con delle maltodestrine, un panetto di burro ai frutti di bosco, un finto panetto come se stessi grattugiando un qualcosa sopra, la finta mozzarella, no? Da grattugiare sopra. Però cosa succede? Quando la maltodestrina legata con del burro anidro, perciò rimango sempre in tema, non latticini, io la vado a grattugiare sulla crema di lampone, sulla crema di mandorla, la maltodestrina a contatto con l'acqua tende a sciogliersi. Perciò mi dava quell'effetto preciso della mozzarella fusa sulla pizza. E cosa ho messo per ultimo? Un ciuffetto di basilico fritto. Una finta pizza priva di farina, priva di lattosio. Una pizza strana. Praticamente la sintesi, questo dimostra che siamo stati dei geni a usare il sottotitolo rigore creativo, perché è quello che hai appena finito di descrivere. La creatività assoluta, però questa creatività non sarebbe assolutamente realizzabile se tu non avessi una base solidissima di conoscenza delle materie prime e della tecnica. Quindi siamo stati dei geni a scegliere il sottotitolo. Grazie, me lo dico sempre, Lucilla, la conoscenza della materia prima in primis. Lo dico ai miei collaboratori, lo dico ai ragazzi a scuola. Stop. Grazie, non potevamo che chiudere meglio di così, perché Giuseppe Amato in pochi minuti ci ha regalato una mini lezione
di alto valore tecnico, e infatti non per altro lui è anche un formatore, e ringraziamo la scuola di Roma a tavola con lo chef che ti sta ospitando anche in questo momento. Grazie. Stiamo per chiudere questo momento di condivisione con tutti voi, vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo SIGEP per questa bellissima opportunità. Ringraziamo chi ci ha permesso di rendere tutto così bello, che è Andrea Gauchon, che ci ha seguito anche in questo frangente, e ringraziamo tutta, io mi sento e mi fa sempre piacere ringraziare tutta la famiglia Chirioti Editori, che anche per questo SIGEP Exp si è spesa, si è dedicata e con entusiasmo ha provato questa nuova esperienza. E ovviamente ringraziamo tutti coloro che ci seguono, gli abbonati, i lettori e i follower, come si dice adesso. Quindi io lascio la parola a Lucilla e a Giuseppe per chiudere e vi saluto tutti. Io mi unisco ai ringraziamenti a SIGEP, a Chirioti, a Giuseppe, perché per questo viaggio meraviglioso che abbiamo fatto assieme. Spero che, come ho già detto, sia utile e si divertano e ne traggano profitto i lettori, tanto quanto è stato divertente, bellissimo e stimolante per noi fare questa creatura. Quindi veramente ancora grazie a SIGEP, grazie a Chirioti, grazie a tutti quanti, grazie a Giuseppe e alla prossima. Livi, il tuo grazie è stato generale, il tuo grazie diventa il mio grazie, e un abbraccio grosso e virtuale a tutti. Grazie a tutti. Un abbraccio grosso.